caro Gibo, innanzitutto è un piacere ritrovarti in quello che è anche il tuo stadio e anche il tuo Hellas, perché insomma mancano 11 partite, però si sta facendo troppa fatica a ritornare quelli che nella prima parte di stagione i più avevano anche ammirato. Assolutamente sì, purtroppo si è involuta la squadra, per quello che ho visto anche di recente mi sembra una squadra che man mano che avanzava il campionato evidenziava sempre più problemi e vedo la difficoltà a risolverli. Questo è, vedo io con i miei occhi, poi dopo può darsi che non risponda al vero, non voglio fare critiche a nessuno perché me ne sto ben lontano dalle critiche. Però da tifoso anche tu sei un po' preoccupato. Sì, sinceramente è qualche mese che vedo un'involuzione, questo è indubitabile. E se poi ci siano problemi al loro interno, se poi ci siano problemi di schieramento, di infortunio, di che cosa, questo lo sapranno all'interno della società. Però qualcosa che non funziona c'è. E soprattutto quando manca Pazzini, il Verona fa ancora più fatica. Sì, io poi mi permetto modestamente, visto che ho fatto anch'io l'attaccante, di poter dire che Pazzini è bravissimo, però era anche prevedibile che potesse succedere nell'arco di un campionato, certo, che un po' di infortunio, un intoppo, un diciamo intoppo, così, un infortunio lo possa avere alla sua età. Per cui penso che l'utilizzo di Ganz, che l'anno scorso ha fatto 16 gol in Serie B, quindi non è che si è presentato benissimo, l'anno prima ne aveva fatti forse di più in Serie C, certo, quindi e ha indubitabilmente il senso del gol. Avvicinare a Pazzini Ganz, secondo me, potrebbe essere una soluzione per le ultime partite importante, perché nella mia lunga carriera, quando ho avuto la fortuna, ne ho vinti 5 di campionati, quindi però sempre con un compagno di squadra insieme con me, bomber come me, che facevamo gol in due, insomma, quindi quando non c'era uno c'era l'altro, e di aiuto la squadra, no? Perché se si blocca Pazzini tu che cosa fai? Allora in questo senso trovo che forse per queste ultime partite potrebbe essere una mossa da utilizzare per l'allenatore. Nella speranza ovviamente che Pazzini torni quanto prima, perché la sua presenza per domenica al Bentegoli, ricordiamolo, 12:30 arriva il Pisa di Gattuso, è ancora in forte dubbio perché questo problema alla cervicale non gli dà tregua. Cioè io me lo auguro vivamente, sinceramente, per il Verona che possa rientrare più presto. Se così non dovesse essere, indubbiamente non so se Ganz ha la struttura per il modo di giocare proprio di Pecchia, per il modo di giocare, di rimanere là lui solo davanti, ecco, certo, questo forse diventa un limite per il Verona, quindi forse affiancare un altro attaccante anche a lui potrebbe essere un'altra soluzione, insomma, perché però Ganz ha il senso del gol, ce l'ha assolutamente, e l'ha dimostrato anche a Vercelli, sì, un pallone, un gol ce l'ha, è la sua miglior dote. Poi probabilmente non ha avuto il carattere per reagire alle difficoltà, non lo so, sono tutte illazioni che io, certo, faccio fai da lì esterno, fuori, non è che voglio criticare nessuno. A mio parere qualche intervista in meno anche del papà potrebbe essere utile per il ragazzo, no? Visto che per crescere in maniera definitiva, diciamo. Sì, potrebbe anche staccarsi un po' a questo punto dalla vita di suo figlio e lasciare che faccia la sua corsa. Però indubbiamente in questo ultimo periodo il senso del gol di Ganz va sfruttato al meglio. Ultima battuta, Gibo, ne ringrazio vivamente per la tua sempre disponibilità. E 11 partite alla fine, l'obiettivo primario del Verona deve essere quello di trovare la Serie A senza passare dalla roulette dei playoff, perché sennò lì si aprirebbe un altro mini campionato e lì potrebbero sorgere ulteriori problemi. Bisogna evitarlo assolutamente. Era la stessa cosa che dicevo quando ero io qui a Verona, che eravamo in lotta con altre società importanti per andare in Serie A, avevamo un calendario anche abbastanza favorevole, io insistevo nel dire che dovevamo andare in Serie A direttamente, non andare attraverso i playoff a giocarsela ai playoff, e così è successo. Purtroppo i playoff. Viceversa invece in Lega Pro, viceversa lì, perché esonerato Giannini dopo la sconfitta di Salerno, siamo arrivati in corsa, quindi stavamo molto meglio sia fisicamente che soprattutto psicologicamente. Psicologicamente, poi perché è aumentato vie più
come posso dire, l'entusiasmo della gente, si è mosso tutto e quindi siamo arrivati nel pieno delle forze in quel momento, no?